Caridad, forse è meglio che non dica niente. Non sei d'accordo anche tu? No, tesoro, affrontalo e parlagli chiaro. So che ci riuscirai. Sii deciso e tira fuori tutta la tua grinta. Sì, vado. No, 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 no. Lo faccio domani. No. Signore, signora. Noi stavamo giusto uscendo, figliolo. Andate via? No, siamo arrivati proprio adesso. E a cosa si deve questa aggradita sorpresa? Ho io una sorpresa, ma non sarà tanto gradita. Ha reagito! Ha sì. Reagito! Mio signore, oh mio signore! Malvina, cielo! Ha riconosciuto Tiago, vi rendete conto? Oh. Mi ha guardato e mi ha detto... Pupetti. Vediamo che cosa mi dice. Bart, Bart, sì. Ciao, ciao tesoro, mi riconosci? Sono io. Pupetti. Io mi chiamo Malvina, o se preferisci tontolona, stupida, cervello di gallina, cose così, insomma. Pupetti. Pupetti. Mi prende in giro? No. Pupetti. Signore, caro signor Bartolomeo, caro signor Bartolomeo, sono io, sono la sua fedelissima servitrice. Mi riconosce, mi vede, mi sente, sono io. Pupetti. Pupetti. Ma che dice? Pupetti. Si è ripreso bene allora. Vediamo cosa dice a me, vediamo un po'. Sì, vai. Salve Bartolomeo. Si ricorda di me? Pupetti. Deve essere l'effetto del sedativo. Pupetti. Cosa significa pupetti? Pupetti significa bambini. È un dialetto. Cos'è un dialetto? Beh, dopo te lo dico. Però significa bambini. Speravo di non vederlo mai più. Mi fa paura, andiamo via. Fa paura anche a me. Perché l'hanno portato qui? Non lo so. Perché Bartolomeo... sta molto male e noi dobbiamo occuparci di lui finché non sta bene. È quello che ha deciso Cielo. Cielo deve essere impazzita. È perché il mio papà è sparito. Perché Bartolomeo è qui? È una decisione di Cielo e la dobbiamo rispettare. Perché mi guardate così? Che pensate di fare? Niente. Dove avete nascosto mio figlio? Dov'è? Se non lo trovo subito, io divento matta! Ah, eccolo qui! Ah, figlio mio, vita mia! Cos'è successo? Cos'è successo? Che ti hanno fatto? Perché ti sei fatto sequestrare, stupido che non sei altro? Sai, Mar, lui è ingenuo, ma non è sicuramente un vigliacco. Bene, ora vado subito a prepararti le cotolette che ti piacciono tanto. C'è del pan grattato in cucina? Sì, c'è solo una cosa. Non sarebbe meglio se lui andasse a casa sua adesso? Ma come? No! Tuo padre deve restare qui, con sua figlia. O forse non ti vuoi occupare del tuo papà? No, parleremo dopo della faccenda del padre. Voglio dire che Terremoto starebbe molto meglio a casa sua, finché non si riprende del tutto. No, toglitelo dalla testa, eh? Nella mia famiglia dobbiamo rispettare sempre la gerarchia. Al primo posto c'è la parola della nonna, al secondo la parola del padre e all'ultimo posto quella della nipote. Vale a dire che mio figlio deve restare qui. Con te è dolce, eh? Voglio dire, io non volevo che andasse così. Non è facile e ancora non riesco a crederci. Ma è una cosa che dobbiamo affrontare. Hai messo nei guai questa ragazza, Nacho. Signora, non so cosa intende, non mi ha messo nei guai. Cosa? Tu vuoi parlare del viaggio ad Aspen, vero? Sì. Era questo. Però adesso non è il momento, perché tuo padre ha una sera libera e ne vogliamo approfittare. No? Immagino che non vi tratterrete. Lascia stare. Come lasciarli non stare? Non essere così severa. Lascia che i ragazzi stiano qui. E piuttosto andiamo. Abbiamo prenotato il tavolo e si sta facendo tardi. Ma dove? Andiamo, su.
E finisci, qui dai. Sole. Non mi andiamo, è tardi, ci aspettano. Ma non gli hai detto nulla. Caridad, ora prendo le mie cose e ce ne andiamo, ok? Non ti preoccupare, gli do io le medicine, sta tranquilla, non è affatto un disturbo, assolutamente. Con tutto il rispetto. Sì. Ho pregato tutti i santi di questo mondo perché tornasse. Pupetti! E adesso, apriamo lo scrigno, mio signore. Pupetti? Pupetti! Ah, non sa quanto si sentivano soli. Eccoli pupetti. Qui. E ci sono altre sorprese. Pupetti! Pupetti, pupetti. Tenga, finché morte non ci separi. Pupetti. Sì, anche a me sei mancato tanto, amore mio. Cioè, mio signore, creda, non vedevo l'ora di poter stringere questo volto. E non c'è forse un dolce e splendido amore della mia vita per Pupetti. Me? Pupetti! Sì, anch'io, mio signore. Ah, certo! Vuole che le porti un bicchierino? Pupetti! Glielo preparo come piace a lei, con tanto ghiaccio. Pupetti! Ah, vuole anche un po' di limone, vero? Pupetti! Certo, anche a me mancherà tanto. Pupetti! Sì, non se ne vada. Pupetti. Stai cucinando per papà? Non sappiamo ancora se Terremoto è mio padre, Tiago. Dicevo solo così per dire. Stavo cercando anch'io qualcosa per Bartolomeo. Con la differenza che invece io so che non è mio padre. Comunque, paragonato a Juan Cruz, è molto meglio. Scusate, vi dà fastidio se resto qui? Qui alla casa magica, non qui in... Cucina? Sì, non voglio tornare a casa mia. Comunque, continuate pure, ho già accettato il fatto che state insieme. Continuate. Lascialo stare, Mar, lascialo stare. Però lui voleva... Che cosa state facendo? Ah, no, mi sembra che voi due stiate correndo un po' troppo. Non esageri, Dora. No, chiamami nonna. E non devi contraddirmi, eh. Tu, giovanotto, sei il fidanzato ufficiale. Non mi importa quello che dice Melody. Ti ripeto che è meglio se vieni con me. Andiamo. Tefi, Tefi, vacci calma. Sei proprio insopportabile, lo sai? Ecco, devi parlare qui, vedi? Così non devi uscire dalla stanza. Dai, parla. Terremoto, il purè lo vuoi con il formaggio? E ricordati che il formaggio ti provoca dei disturbi. No, 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 io lo voglio con la noce moscata. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Qui, devi parlare qui. Il purè qui. Lo voglio con la noce moscata. Ti irrita il colon, l'hai dimenticato. Non mi interessa, lo voglio con la noce moscata. Devi stare un po' più distante. Devi schiacciare, un po' più parlare. Conosci il fidanzatino di tua figlia? Ah, sì, il tennista. No, quello è un pappamolle. Quell'unico con i muscoli sono io. Ah, sì, e quanti round puoi resistere? Cosa? Che cosa? Stai con tutti e due? Tutti e due? No, no, è necessario parlare di questo adesso? Sì, no. È necessario. Voglio sapere la verità. Sua nipote si dovrebbe vergognare. Prima stava con Tiago e l'ha lasciata per Simone. Poi si è messa con Simone e l'ha lasciata per Tiago. È proprio matta. Che cosa? L'hai fatto sul serio? No, no. Sì, no, 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 no. Vogliamo finirla con questa storia, per favore? Ascolta, Marianella, qualcuno di questi due ti ha fatto soffrire? No, no, io no. Ma... Non so, Tiago. Che carogna. Beh, ma con chi è tornata? È tornata con me. Lasciami stare. Dora. Ti ho detto di chiamarmi nonna. Adesso noi due dobbiamo parlare. Su, ragazzi, sì. Ditemi qualcosa di più di quel buffone. No, 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 no. Già. È meglio che gliene parli, Mar. Ci dica piuttosto com'è finito in quel magazzino. Esatto. Sì, allora è andata piano, così. Piano. Sono uscito e all'improvviso... Che cosa ci fa qui quella brutta faccia? Penso sia meglio che vada a dormire. No, di là. No, 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 sta tranquillo. E tu il mio naccio non lo tocchi, chiaro? Attento, tu resta qui che andrà tutto bene, non ti succederà niente. Ti hanno buttato fuori casa, naccio.
Quello sarà il tuo letto, è quello di Jeka. Ora dormirai lì. Sì, sì, va bene. Avanti, vai. Senti, più tardi salgo. Tutto bene? Come va? Io... Sì, 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 va tutto bene. Sto sistemando le cose di Nico. Le metto al riparo dai piccoli perché loro rompono sempre tutto. Quei vestiti sono suoi? Pensi di regalarli? Spero di no, non regalarli, ti prego. No. Li ho appena lavati. Ah, capisco. Non hai bisogno di fingere. Nico manca a tutti noi. Sì, cioè, no, sì. Manca a tutti, no? Ci manca tanto. Cielo, tu e Nico siete per me come dei genitori. E non prenderla male, non mi devi fraintendere. Però in questo momento, a questa età, io ho bisogno un po' più di Nico che di te. Perché con lui parlo di cose da uomini che non riesco a condividere con te perché non ne ho il coraggio. Va bene. È logico che sia così. Però adesso hai il tuo papà a casa tua. Non puoi parlare con lui. Sì, con lui posso parlare di tutto, ovviamente. Sì, con lui ho un bel rapporto. Però? Anche con mia madre, sai, va tutto benissimo, sul serio. Io per i miei genitori non sento quello che sento per te, Nico. Mi sforzo di provare qualcosa, ma non ci riesco. Non ce la faccio. Non posso, io voglio vivere qui. Questa è la mia casa. È logico che tu sia un po' confuso. Hai bisogno di tempo. Leon, ti stavo cercando qui nelle stanze. Pensavo che fossi andato da qualche altra parte. D'altronde, dove altro potevi essere se non qui? Dico bene? Sì, certo, pensa che anch'io stavo... Andiamo, no, no, andiamo. Leon, vedi, non sono venuto a prenderti. Ti posso chiedere un favore, Cielo? Sì. Io e Mercedes questa sera vorremmo uscire. Volevo chiederti se Leon poteva restare qui. Se tu vuoi, se no, non importa, non usciamo. No, e no, se volete uscire, resto qui. Per Cielo non è un problema, vero? No, va bene. Bene, molte grazie. Ti accompagno alla porta sul retro così puoi passare per il giardino. Certo, certo, andiamo, dai. Bene. Hilda! Sì, mia nonna deve parlarti, Cielo. Per favore, la devi ascoltare. In piedi, il dottore ha detto che devi riposare. E secondo te riesco a dormire ora che sei arrivata qui? Dai, non esagerare, non sono niente di speciale. Ad ogni modo, devi ascoltare quello che ti ha detto il dottore. Che ne dici di fare una passeggiata io e te? Non fare l'idiota, Luca, va. Sì, 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 me ne vado, tranquilla. Ciao. Stammi bene. Giusto con te, volevo parlare. Avanti, aspetti, siediti un secondo. No, che devo... No. Guarda che poco dignitoso inseguire quei ragazzacci, capito? E adesso, mia cara, aggiornami sulla situazione. Tu sei la sorella di mia nipote, no? All'incirca. Bene, allora saprai certo qualcosa. Come si comporta Tiago con lei, con Mar? La tratta bene? Le ha fatto qualche cattiveria? Tradirla equivale a una cattiveria? Ma che disgraziato, che mascalzone! Che altro? Sa una cosa, lei glielo può spiegare meglio. Melody ha telefonato tua madre, ciao. Per favore, parla, cosa sai di Tiago? Beh, sono uscita con lui per un po' di tempo, però... Sei la sua amante?
No, 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 non è così. Io uscivo con Tiago e lui ha cominciato a uscire con Mario. Caridad le può dire di più perché lei fa parte del gruppo, quindi lei sa. Dai, guardami. Comincia a parlare. No, perdonami, avevo dimenticato che stavi di sotto sul serio. Non l'ho fatto apposta, non ne avevo l'intenzione. Ehi, fa caldo qui, eh? Vuoi che ti porti qualcosa da bere? Un po' di vino, una spremuta, una tisana? Dimmi cosa vuoi, te lo porto. Senti, furbetto, non fare tanto lo spiritoso, capito? No, 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 no. Non sto dicendo che è un donnaiolo, no. Però è uscito con Tefi, con Melody. A volte va a divertirsi con gli amici, però senza il mio naccio, eh. Il mio naccio non va più in giro per i bar, no. Io non glielo permetto perché... Caridad, ti sto cercando... Ah, guardi, guardi, è proprio lui quello che si divideva Mar con Tiago. Su, vieni, Simone, vieni, racconta alla signora ogni cosa. Ora devo andare da Nacho, è stato un piacere. E tu? Io cos'è? Che cosa mi puoi dire di Tiago e Mar? Beh, ha un po' di tempo? Tutta la notte. Che succede? Succede che tuo padre non imparerà mai, mi vuole picchiare di nuovo. Calmalo tu, è impazzito. Ma, come? È lui che... No, no, lascia stare, rilassati, tanto se n'è andato. Ecco qui, signore, il suo purè con la noce moscata. Adesso sei più educato, è molto più educato. Sì, io sono educato. Sì, è un po' impulsivo a volte. Come? No, l'ho detto perché... Insomma, perché... Ti sei ubriacato quando hai saputo che potevi essere mio padre. Sono tuo padre. Non mi sono ubriacato, mi hanno sequestrato. Sì, è inutile negarlo. Un paio di bicchieri li ho bevuti. Il fatto è che la cosa mi ha colto del tutto impreparato, perché quando l'ho saputo è stato come un pugno, una specie di knockout. E sono quasi finito sul tappeto. Ma non avrei gettato la spugna. E non devi farlo mai, Terremoto. E, senti, mia madre e tua nonna non vuole che mi chiami Terremoto, ma che mi chiami papà. Beh, queste sono idee sue, io non... È fatta così, un po' noiosa come te, lasciala parlare. Bene, mille grazie, d'altronde è una caratteristica della famiglia e la dovrai sopportare. E a proposito di caratteristiche, c'è anche la gelosia. Guarda che Dora è molto gelosa e un po' lo sono anch'io. E volevo dirti una cosa, quei due ragazzi non mi sembrano i tipi giusti per te. Decido io della mia vita, Terremoto. Vi prego, aiutatemi nei preparativi. I miei genitori se ne vanno. Così voglio invitare la mia ragazza, ma tu ci devi lasciare. Se viene la mia ragazza, devi lasciarci soli. Andiamo, andiamo, non mi pare il caso. Ragazzi, basta, non potete sballottolarlo così. Ma di male, non gli stanno facendo niente, stanno solo giocando. No, no, Jack, è una persona di una certa età, non è giusto. Hai dimenticato quello che ci ha fatto? No, certe cose non si dimenticano. In fin dei conti, uno spavento se lo merita, eh. Sì, è la nostra piccola vendetta. E per giunta, qualunque cosa gli dice, lui risponde pupetti. Pupetti? E bravo il nostro Bart, ora si vuol far compatire. Pupetti? Sì, sì, ma non ci fai pena, non ti è mai importato niente. Allisciamogli i capelli a bastonate. Pupetti? Io ho una fidanzata, sai? Sì, è una band di grande successo. Io ho trovato i miei genitori. E ci sono tanti soldi in banca, i tuoi. I nostri soldi. Sì, sì, e Tacio si è fidanzato con Jasmine. Sì, e lo scantinato è un paradiso. Hai sentito? Eh? Pupetti! È questa l'unica parola che sai dire. Fate silenzio, carogne! Direbbe quella perfida di mia cugina. Ragazzi, state assomigliando a lei e non è bello. Ora basta, eh. La vendetta è una pessima consigliera, perciò andate a dormire. Sì, a dormire, a dormire. Andiamo, tutti. Eh? Ah, mi occupo io della bestia. Non vi preoccupate, andate nelle vostre camere. Grazie, grazie tante, ragazzi. Su, basta, andate a dormire. Oh. Visto come sono cambiate le cose, amore mio. Cioè, mio signore. Pupetti. Scusa, non hai qualcosa da darmi? Che ti dovrei dare? Eppure si raffredda, aspetta. Beh, una cosa come... No, voglio dire un regalino, magari piccolo piccolo. Oh, sì, 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 ti devo fare un regalo. Ti prego di scusarmi. Sì. Il fatto è che ora sono un po' a corto di soldi, ma quando potrò lavorare di nuovo... Senti, senti, a proposito del regalo, tiro a indovinare. È possibile che sia una chiave? Sì, tesoro, sì. Ma certo. Posso... Puoi venire a vivere con me quando vuoi. Sì, anche da adesso ne sarei felice. Il fatto è che il posto dove vivo non è molto pulito. Ma basta dare una bella lavata e ti troverai benissimo. Non sto parlando di questo terremoto. E di quale chiave parli? Lascia stare, è meglio. Mangia.
E insomma, da quando mio figlio è sparito, da quando hanno fatto sparire mio figlio, lui ha cominciato a chiamarmi al telefono. Però non è mio figlio, è un'altra persona. E fa delle cose orribili. E io ho tanta paura per me e per mio nipote. Mi dica, è successo qualcosa di particolare? Sì, quando ha cominciato a nevicare a Escalada, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che non dovevo uscire di casa perché stavano cominciando ad accadere delle cose orribili. E io non voglio vivere con la paura. Adesso ho un nipote per il quale lottare. Ha fatto molto bene a venire. Voglio che resti qui, Cielo. È possibile? Che domanda. Sì, certamente, se lo desidera. Può restare, certo. Che cosa fai qui? Perché a me? Perché mi hai collegato come Terremoto e Bartolomeo? E pensi che io risponda a questa domanda? Sì, risponderai a questa domanda. Sì, risponderai a tutto perché da qui te ne vai in prigione. È finita, Frank. Lo dici per i poliziotti che stanno alla porta. Lo sai che non è ancora finita, Luca. Tu non vuoi smettere, però devi farla finita. Non capisci? Non vuoi capire. Io non posso farla finita. Tu invece puoi farlo. Aiutami, Luca. Fermami tu. Non fare quella faccia da vittima. Parla, andiamo. Che cosa mi puoi raccontare del tuo amichetto? Senta, Dora, più che un caro amico, Tiago, è un fratello per me. Comunque è un bravo ragazzo. A volte fa delle sciocchezze, questo è vero, ma senza cattiveria, ecco. Ah no, a te sembra una brava persona. Chi tradisce la fidanzata, oppure chi fa del male agli amici. No, ma cosa sta dicendo? No, Tiago non ci ha mai fatto del male, gliela assicuro. Ah. E poi vuole sapere una cosa? Sono sicuro che è dipeso da tutte quelle voci che sente, quelle voci che... Quali voci? Non lo so, sono io che mi faccio psicanalizzare. Ah sì? E perché? Perché non voglio... Non voglio far del male alle persone che amo. Ah, questo ti si legge negli occhi, lo sai? Sì, ecco, non so, Tiago è sempre stato il più fortunato. Ha sempre avuto le ragazze più carine. È per questo che sono preoccupato per Mar, non vorrei che soffrisse. Lui è sempre così superficiale. Sì, questo ce l'ha scritto in faccia, mio sì, caro. Sì, però la prego, non mi chieda di parlare male del mio migliore amico. Per me è come un fratello. Devi parlare, invece parla. A me non devi nascondere niente. Forza, forza, d'accordo, su, parla. D'accordo. Tiago è un Don Giovanni, come direste voi. A chi ti riferisci? Ai vecchi? No, no, alle nonne. Non so, è un po' capriccioso. Non sa cos'è la fedeltà. Insomma, non è un cattivo ragazzo, ma come fidanzato direi... Tiago, tutto bene? Tutto bene. E tu? Dora, il mio migliore amico. Se Hilda gli mette le mani addosso, per lui sono guai. Dopo quello che ha fatto al figlio, è il minimo. Berta, ti conosco, eh? Non incoraggiare i ragazzi a tormentare Bartolomeo. No, no, ti giuro che ho detto ai ragazzi che non gli devono fare niente. A proposito, ma che cosa vuole Hilda? Ha paura di Juan Cruz. Dice che la terrorizza. Ti assicuro che quel tipo mi ha stancata, sul serio. E poi Bart non l'aveva fatto sparire. Insomma, perché ci dà ancora fastidio? Non capisco. Poverino, guardate in che stato è. Non potrebbe restare in camera. Chiudila dentro. Sentite, ragazzi, vi ho già detto che è inoffensivo. Ne sei sicura? È molto meglio se lo chiudi a chiave. Ho detto basta! Ragazzi, mi dispiace tanto che non vi fidiate di me. Bart! Come è successo? Oh.
Mi stai tirando del fango addosso per prenderti male. No, non ci credo. Vero. Guarda che il fango te lo tiri. Le ho solamente spiegato come stanno le cose. Ah, sì? Adesso ti faccio vedere. Sta fermo, piano. Sei anche violento. Dimenticati di mia nipote, brutto farfallone insolente. Casanova da strapazzo. Che cosa sta dicendo a mio nipote? Suo nipote. Ah, molto piacere. Dora Galindes, ispettrice municipale del Dipartimento Contravvenzioni, Catasto e Rimozione Veicolo e nonna di Marianella. La tua fidanzatina? No, questo mai. Tiago non dà affidamento. Il discorso attenta è chiuso. Attenta a quello che dice, perché il mio caro nipote è un ragazzo che vale oro. No, quale ma oro? Quale oro? Non vale proprio niente. È un farfallone. Ma di che si impiccia? Di che si impiccia? Lui è un bravo ragazzo. Già. Avrà anche la faccia da cucciolone. Ma almeno non è un libertino scalzapatiche. Ah, sì, certo. Quell'imbecille le ha riempito la testa di bugie contro di me. No, solo ho detto ora che... basta. Non importa come l'ho saputo. Lui ha parlato solo perché si preoccupa di Mar. E quello sarebbe un tuo amico? No, quello è un traditore. Mi perdoni, io non farei mai del male al mio signore. Non farei del male a nessuno, figuriamoci. Vediamo se è ferito. Pupetti. No, niente sangue, per fortuna. Pupetti. Per disgrazia. No, dico, che disgrazia. È una disgrazia, perché queste cose succedono quando uno meno se le aspetta, non no? Non gettare benzina sul fuoco, cara suocera. Cara suocera di Cielo, volevo dire. Ma che ha detto di male, Malvina? Se lo avesse fatto, Bart merita il peggio. Ehi. No, no, anche se si è comportato male, non è giusto maltrattarlo, soprattutto nel suo stato. Ma non sta male, fa finta e poi ricomincerà. Sì, può darsi, però noi siamo diversi. Qui si insegnano altre cose, non la vendetta. Eh sì, ha ragione lei. Sei un traditore, senza un detto solo la verità. È tutta colpa sua, è lei che ha scatenato questa lite. Chiuda quella boccaccia, conosco bene questi due ragazzi. Simone, hai esagerato, Sei geloso e isterico, ecco cosa ma sei. Ma sta zitto, idiota. Ma sta zitto tu, o sei timido come tuo padre? No, basta, Tiago, lascia stare suo padre. Ma mi stai prendendo in giro? Che fai? Difendi lui adesso, brava. Ah, cosa? Come? Ma come si... Calma, faccia tacere tranquilla. Quell'impunito di suo nipote. Oh, sì, perché la sua dolce nipotina è una vera santarellina. Tenga freno quella linguaccia, perché giuro che gliela sta... No, non le permetto di parlare adesso. Così e a me. Non mancare di rispetto, vedi, mio, tu, no, contenta. È così che consideri la mia sorella. Ti avrei mai tradito. Geloso. Certo che mi intrometto. Adesso ti faccio vedere io. Per poter utilizzare. Ehi, che cosa succede qui, Giovanotti? Hai finito adesso? Bene, ecco, adesso mi sistema il mio bambino. Ehi, basta! Ma sono Ma che mi succede? Se ne vada! Tutto bene? Sì. Sì? No, ecco, te lo chiedo perché... Ieri tua madre si è molto arrabbiata per le foto. Sì. Buongiorno. 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 Hai dormito di nuovo qui? Perché? Non posso? Sì, che problema c'è? Mercedes. Il problema è che questa non è casa sua, Tacio. Mercedes, non facciamo scenate, ti prego. Ehi, che succede adesso? Non hai dormito a casa tua un'altra volta? Sì, perché papà mi ha detto che uscivate, per questo io. Papà ti ha detto così perché... Ti ha sentito dire che non volevi venire a casa tua, ma tu devi stare con noi, Leon. È una casa ora. Non è il posto né il momento per questa discussione, è chiaro? Non dirmi come devo trattare mio figlio. È anche figlio mio e ti dico che questo non è il momento giusto. Ah, non è il momento? Quale sarebbe il momento? Non sta mai a casa sua, qual è? Ci sarà un motivo, non credi? Ah, adesso è anche colpa mia. È senti, così, Mercedes, certo. Non ora, ne discutiamo dopo, d'accordo? No, dopo no. Adesso, andiamo. No, no, non voglio. Sentite, parlatene più tardi. Neanche per sogno, adesso, andiamo, Leon. No, adesso non vuole. Ignazio, mi dici che succede? Perché stanotte non hai dormito a casa tua? No, mamma, sto tranquilla. Non c'è niente di strano. Sì. Va tutto bene, tranquilla. Dille tutto, avanti, Nacho. Di che cosa parla? No... Che succede? Ti avevo detto di aspettarmi, no? Sì. E tu vieni subito no, con no. Prima dovete chiarire una faccenda. Sta zitta, stracciona, che non sei altro. Non le parlare così. Basta. E d'ora in poi io faccio quello che voglio, chiaro? Fa quello che dico o non sai che cosa ti tu aspetta. Tu non sai quello che ti aspetta. Sei un lurido verme. Sei uno sporco bugiardo. Ignazio. Fermami tu, Luca, ti supplico. Fallo per i tuoi amici. Fallo per te. Sai bene di cosa sono capace. Bisogna che io smetta di respirare. Da sola non posso farlo perché sono anche una gran vigliacca. Ma tu sì, tu puoi. Per favore.
favore. Credimi, non conviene a nessuno che io me la cavi. Non posso oppormi a Juan Cruz. Perché è lui che domina me. Senti, amico, tu puoi chiamarti come ti pare, puoi fare quello che vuoi, ma vedi di abbassare la voce, perché io so che con sì, me non funziona. Hai già messo le mani addosso a un altro ragazzo. Sta lontano da mio figlio. Ma non che mi metti con te? Ho messo le mani addosso a un altro ragazzo. A volte mi guardo allo specchio, guardo i miei amici e vedo che siamo conciati male, chi più chi meno. Sarà perché a tutti è mancato un padre, una madre o tutti e due. Il pagliaccio ha un padre che gli fa ombra e che tutto sommato non è un padre. Tiago ha lottato per sottrarsi alla cattiva influenza del padre e adesso ha scoperto che suo padre è un altro e peggiore di Bartolomeo. Cielo ha perso i genitori da bambina. Aleli non vuole neanche sentire parlare della madre che l'ha abbandonata. Chris è stato sempre tradito. Sua madre l'ha abbandonato e l'ha cresciuto Nico. Però adesso anche Nico è sparito. Jake ha cercato i genitori per tutta la vita. Tacio e Jasmine hanno storie che ti spezzano il cuore. E la giraffa ha inventato i genitori che le piacerebbe avere. Rama è diventato padre senza rendersene conto. Luca è solo al mondo. E Franca lo usa. Tefi non vuole conoscere i suoi genitori. A Valeria invece glieli hanno strappati. Caridad li ha persi. E Nacho sta conoscendo suo padre. Non può essere stato un caso. Siamo cresciuti tutti a forza di scossoni, con violenza, sempre al tappeto e con la guardia bassa. E mai nessuno che ti dicesse: no, bambino, tu sei piccolo. A questo penso io, perché sono grande. No, mamma, non voglio venire via da qui. Non ti rendi conto che così è peggio? È peggio perché tu non mi aiuti. Ma se non viene via con noi, non si sentirà mai in famiglia, non capisci? Non voglio la vostra famiglia. Voi non fate altro che litigare. Non vi ho scelto e non vi voglio. Quello che perdi da bambino lo perdi per sempre. Certe cose non le recuperi più. No. Non ti posso fermare io. Se ti vuoi salvare, devi salvarti da sola. Altrimenti continua a vivere come sei. Avresti dovuto dirmelo quando ti ho conosciuta. Avresti dovuto darmi allora questa stessa opportunità. No? Tutto l'amore che hai perso da bambino non lo recuperi più. Che cosa mi hai detto? Mi hai sentito. Ti ho detto che sei solo un verme, sei un bugiardo. E non voglio più stare zitto, chiaro? Mamma, papà ha un'altra famiglia. Sono Anya, ha un'altra figlia, un'altra moglie. Ci ha mentito per tutta la vita. Prima o poi nel ragazzo scoppia un cortocircuito e tutte le bugie che gli sono state dette da piccolo, lui ora te le rinfaccia. Non è un caso. Non può essere un caso che a tutti noi sia mancato un padre. E non può essere un caso che tutti noi ci troviamo qui, in questo momento. Adesso dove vai? Non puoi scappare, parla con mamma. Dille chi sei, dille che hai fatto. Dillo una buona volta. Non hai fatto che parlarmi di codici morali, di valori, dicevi, diventa importante. Tu eri il mio punto di riferimento, brutto schifoso, e invece hai un'altra famiglia. Non osare trattarmi in questo modo. Non devo trattarti così. Sai che fermati, cosa ti faccio adesso? Fermati, ti prego, basta. A tuo padre ci penso io. Sali in macchina, Adolfo. Sali in macchina. Stagli vicino. Vieni via.
Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, Caridad, gliel'ho detto. Ce l'ho fatta, gli ho detto in faccia quello che pensavo. Va bene, ma sta calmo, non esagerare. Sei troppo impulsivo, potresti pentirtene. Sfogati, piangi senza vergognarti. No, perché dovrei piangere? Sono felice. Non so se mi capisci, non ho mai potuto parlare così a mio padre. Non gli ho mai potuto fare un appunto. E adesso ce l'ho fatta. Ci sono riuscito, Caridad. Non vedevo l'ora. Siamo ragazzi e non vedo perché dovremmo farci carico anche dei problemi dei grandi. Ti amo. Alla nostra età si scherza, ci si innamora. Ehi, com'è andata? Di' la verità. Tutto bene, ma puoi lasciarmi, non scapperò da nessuna parte. Ah. Allora, hai visto che mi comporto bene? Ho chiesto un permesso per vederti. Te l'avevo promesso e sono stato di parola. Sì, qualcosa hai mantenuto. Come qualcosa? No, quello che dico e prometto mantengo. Vuoi venire con me? Vorrei contraccambiare il favore. Dimmi, cosa ti piacerebbe fare? Mi piacciono i cavalli, mi ci porti? Ai, per la verità io non ho un soldo in tasca. Allora? Sono completamente al verde, poi l'ippodromo è carissimo. Però la mancanza di risorse a volte stimola l'immaginazione. Perciò monta in sella, bellezza. Ci facciamo una corsa. È tempo di risate, di spensieratezza. Dai, devi dargli tempo. Di' a tua moglie che non deve disperarsi. Cielo parlerà con lui e sistemerà le cose. Sì, sì, adesso va con lei, credo sia... Vi ringrazio, ragazzi. Di niente. Ciao. Vuoi che ne parliamo? No, no, ragazzi, non ne voglio parlare. Voglio giocare, voglio divertirmi, voglio fare come tutti i giovani della mia età. Andiamo a giocare a pallone, vi va? Che i grandi risolvano da soli le loro cose e ci lasciano tranquilli, perché noi siamo ancora ragazzi. Abbiamo il diritto di picchiarci, di litigare, di commettere sciocchezze. E di rifare subito pace. Abbiamo il diritto di fare questo, perché siamo dei ragazzi. Dica a sua suocera, che capisco tutto. Purtroppo l'età non perdona, ma un bambino è un bambino e un grande non può essere un bambino. Io, amica mia, sono molto più giovane no, di te. Certo. E visto che è una faccenda da ragazzi, per me va bene, mi andrebbe benissimo perché ho il look giusto. Ma potreste smettere di litigare, per favore? Sembrate due ragazzine. Lo siamo, non lo siamo. Questo non è importante adesso, perché non pensiamo a curare Bartolomeo? Sì, ci sarà detto. Qualcosa da fare. Ehi, pupetti! Qui non potrai farci male. Non ti do le botte perché sei vecchio. Pupetti! Non ti può far niente, lasciamolo qui, andiamo a giocare. Sì, andiamo. Vogliamo comportarci da ragazzi e che i grandi si comportino da grandi, no? Guarda quel poveretto. Pupetti! Ne abbiamo il diritto. Siamo ancora giovani. Pupetti! Allora, ti avverto io quando arrivano i documenti, no, d'accordo? No, non voglio dare altre noie a Mar. Figlia! Devi dire figlia. A te deve dire papà e a me deve dire nonna. E per favore mettiamo a posto quei documenti, eh? Ho sentito tutto, signora. Testarda, come tuo padre. Ma se hai sentito tutto, perché mi chiami signora? Mi devi chiamare nonna, nonna, hai capito? E lui è tuo padre e devi prenderti cura di lui. No, non deve prendersi cura di me, non l'ascoltare, dammi retta. Sì, io credo che sia meglio che ognuno stia a casa sua fino a quando non sarà tutto chiaro e non ci conosceremo meglio, mi sembra più giusto. Ma se ci siamo già conosciuti? Senti, ricordati di darlo a tua figlia e tu preparati per il trasloco perché ho già scelto la casa e poi vedremo quale ragazzo è più adatto a te. Non pensare a niente perché penso tutto io. Ciao, figlio mio. Ciao, nipotina. Ciao, Dora. Fatti dare il pacchetto. Ah, sì, ciao. È fatta così, hai visto? È un po' possessiva, ma è buona. Sì. Mi occupo io di lei, ma su una cosa ha ragione. Per quanto riguarda quei ragazzi, io... Ah, ci penso io, Terremoto, non ti mischiare. Ma io vorrei... Quello è per me, me lo devi dare. Sì, è una cosa che ti ho comprato, però ti devo chiedere di aprirlo più tardi, d'accordo? Sì, lascia. Allora, senti, io vado via.
Sì, vai, vai. Vai tranquillo, vai pure, ci penso io. E grazie, grazie infinite, no, sei veramente gentile. Non è che scappi di nuovo, mi auguro. No, non ti preoccupare, non mi perderai più. Io a te. Sei tu quello importante qui. Beh, è la gerarchia di famiglia. Prima viene Dora, poi vengo io e per ultima tu. Certo, sì. No, per la verità, tesorino, sono molto contento di averti incontrato e spero di poter fare tutto il possibile per vincere questo incontro. Ah, allora ti rimetterò in forma. Grazie, ma sono io quello che deve pensare a te. Bene. Bene. E... vai, vai, che tua madre si arrabbia. Abbi cura di te. Ci vediamo presto. Aprilo, forse c'è la tua chiave. Sì, sì, sono impazzita per risolvere questo enigma e pum, all'improvviso la chiave appare da sola. Sento quello che sentite voi, sono un tassello, sono un'eletta e non so perché, ma è una sensazione bellissima. Insomma, ma l'apri o no? Sì, sì, ma prima fatemi vedere la busta. Cosa apri? Una matrioska. Sì, sono una mamma e un genio perché ho trovato la chiave. Anche tu sei una mamma e voi due papà. Tiago è un papà terribile. Cinque guardiani. Beh, sei compreso Jeka, no? Sto parlando del regalo, è una matrioska. Ah, sì, è vero, è vero. Ma guardate dove ha messo la chiave, che pazzo. Avanti, dai, uomini. Ehi, ehi, tranquilli, rilassatevi. Trovare una chiave non è cosa da poco, ragazzi. Siamo i guardiani, ci vuole il suo tempo. Apro la prima, la tolgo. Ce n'è una più piccolina. Sì. Ale! Ti vuoi sbrigare? Eccola! E dai! Forza! Per favore! Un'altra! Deve essere qui dentro. Aumento! Niente chiave. Cielo, non vorrei essere un peso. La prego, non dica altro. Resterà qui con noi tutto il tempo che sarà necessario. Posso contribuire? Io ho qualche piccolo risparmio. No, niente affatto, no, 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 no. In ogni caso, se vuole, può darmi una mano con i bambini. Grazie. Così poco a poco conoscerà Tiago. Grazie. Di niente. Questa è casa sua. Adesso mi scusi, ma devo andare a cercare Bartolomeo. Chissà dove l'avranno portato i bambini. Con permesso. Sì, prego, prego. Grazie. Sono già dentro alla casa magica. Aspetto istruzioni. Soprattutto, dimmi quando devo agire con Tiago. Tutto bene? Sì. Sì, tesoro mio. Va tutto molto, molto bene. Nuevas que es mejor.